Questo padellino verrà condito come sfincione bagarese. Lo sfincione bagarese nasce come prodotto tipico delle festività natalizie. Tutti i sfincioni siciliani in genere nascono per le festività natalizie. Oggi gli sfincioni li troviamo giornalmente e sono prodotti anche da street food siciliano. Ok, prendiamo la semola. Così. E capovolgiamo il nostro padellino. Potremmo andare in forno anche col padellino stesso. Io preferisco cuocerlo senza appunto il padellino. Prendiamo la pala. Così, 250 gradi circa per 3 minuti. Questo è un prodotto realizzabile tranquillamente anche a casa. Ecco il nostro padellino appena cotto, che adesso andremo a tagliare a spicchi per la guarnizione finale. Il prodotto è molto friabile, le temperature sono basse, una lievitazione modesta, ricordiamo solo lievito madre. Andremo a tagliare in 8 parti uguali. Scotta. Perfetto. Ok. Sfincione bagarese, quindi cominciamo con della tuma che già io mi sono preparato, tagliata a fettine. Questo è un formaggio siciliano. Così, ne mancano ancora due. Poi abbiamo della ricotta di pecora lavorata al cucchiaio, facciamo delle piccole cannelle, così, aiuto un poco, ricotta di pecora la consiglio anche per un buon cannolo o una cassata siciliana, eccezionale. E infine mettiamo un crumble che è di mollica di pane fresco che ho realizzato soffriggendo della cipolla bianca in padella, aggiungendo una mollichina e un po' di ragusano DOP. Andremo a mettere sopra il nostro sfincione. Così. Prendiamo delle acciughine di Aspra. Queste sono un buon compromesso di qualità e sapidità. Certe volte sono delle acciughe che non si possono, purtroppo non si possono mangiare con facilità. Queste sono del territorio. Così. Così. Ok. Terminiamo con una grattugiata di ragusano DOP. Conferisce estremo sapore e infine un po' di origano. Pantelleria. Quindi abbiamo impasto con grani siciliani,
e topping del territorio, Sicilia sopra e sotto. Thank you.